le avevamo promesso, è un rito, è un rituale, ma è anche la bellezza stessa del Gran Galà. Cominciamo con una serie di premiazioni, la prima tranche. Mi piace questo silenzio. E allora, prima di tutto io devo ringraziare tutti i nostri sponsor che ci hanno permesso di poter realizzare questo evento. Io vi ricordo che anche per questa edizione, la terza consecutiva, l'evento è stato sponsorizzato ufficialmente da Alfa Romeo. Quindi le targhe che andremo a consegnare, che la nostra Anna e Ivana ci aiuteranno a dare ai partecipanti, riporteranno il logo, la meccanica delle emozioni, ma è un logo ufficiale Alfa Romeo. È un trofeo ufficialmente supportato da Alfa Romeo. Questo per noi è un piacere aggiunto. In più, i partecipanti hanno trovato nel loro welcome kit un braccialetto in gomma, come quello che ho io al polso, che è un gadget supplementare sempre fornito di Alfa Romeo. E questo spero vi faccia ulteriore piacere. Non abbiamo avuto solo Alfa Romeo come main sponsor. Come main sponsor abbiamo avuto anche Esergetica, una tradizione che si rinnova secondo anno, siamo contentissimi. Abbiamo anche come partner tecnico la Lama di Udine, la Sace di Picci Nicoletta, che ringraziamo per il supporto, e abbiamo avuto altri numerosi sponsor. Cederemo la parola anche poi a Nicola, titolare della Sintoflon che abbiamo qua in sala, che c'è anche un attimo parlerà meglio di alcune cose molto interessanti. Qui dobbiamo ringraziare veramente tutti, come anche le pitture edili Cagnato, che abbiamo qua in sala. Tra l'altro Cagnato è un nostro socio eccezionale, ha fatto anche da staff. Senza i nostri sponsor la nostra associazione culturale non potrebbe realizzare gli eventi come avete visto nel corso di tutta la stagione, e nemmeno il Gran Galà. Quindi penso che un applauso sia doveroso nei confronti di chi ci supporta, veramente. Adesso inizierò a fare a chiamare le persone. Cercherò di essere più sintetico rispetto agli anni scorsi perché voglio farvi andare a casa il prima possibile. E invito a venire qua subito degli amici di stile i cui rapporti si stanno consolidando sempre di più col tempo. Abbiamo veramente piacere di averli qua. Invito una rappresentanza del Treviso Autostoriche a venire a ritirare una targa ricordo. Applausi, applausi, perché vengono sempre con uno squadrone di macchine. Vedo il presidente e il grande Mario arrivar qua. Erano in fondo, ci è voluto tempo. Per noi è sempre un piacere avervi qua, veramente. Abbiamo invertito. Eh no, perché sennò la manifestazione è sempre uguale, no? Allora facciamo. Mario, non so quanti anni voi partecipiate al Gran Galà. Adesso io ti cedo il microfono. Mamma mia, che vecchi che siamo. Io ti cedo il microfono. No, no, due parole. Il presidente. Lo fa il presidente. Due parole tue. Sì, ormai è un po' una questione di scambio reciproco, perché anche il nostro raduno di settembre come Club Treviso Autostoriche abbiamo avuto una buona rappresentanza. È arrivata gente da Trieste, quindi si è fatto un po' di strada, siamo un po' ritornati ai vecchi tempi quando avevamo qualcheduno che arrivava dalla Liguria, dall'Emilia Romagna, anche poche macchine, però si gestisce meglio di questi tempi. Voi avete invece delle staffette veramente in gamba. Noi abbiamo fatto un tentativo tanti anni fa, ci siamo trovati raduno in tre tronconi, gente che non conosceva le strade. Comunque è sempre un piacere venire qui, insomma, dai. Diamo una targa. Foto ricordo. Mario, tranquillo, manderemo la foto via email a tua moglie, non ti preoccupare. E adesso vorrei chiamare qua il secondo Gran Galà al quale partecipano, ma ci hanno fatto visita anche al Sotto le Stelle. Vorrei chiamare qua una delegazione, una rappresentanza, un paio di persone dell'AMAM Stazio Nuvolari da Carpi. Grazie. E anche per loro un applauso, perché
sono venuti con delle splendide Montreal che avete potuto ammirare, eccolo là. Sono veramente, si sono sobbarcati tanti tanti chilometri per essere qua con noi, quindi veramente l'uomo delle Montreal. Una cosa, bisogna ufficializzare il grazie, assolutamente. Abbiamo il piacere di darvi questa targa. Se vuoi dire due parole, tieni in mano. Tieni in mano. 350, 350, 700 chilometri, però è sempre un piacere. Non vedo l'ora, facevo i conti alla rovescio per venire qua al Gran Galà. Io sono collezionista, ho 6 Alfa Romeo, ho 4 Alfa Romeo Montreal, tutte conservate. C'è un'Alfetta con 23.000 km GT e un GT Junior cofano pari. È sempre Alfa Romeo. Primo posto Alfa Romeo, secondo Ferrari. Ferrari diceva Alfa Romeo. Un applauso ancora, grazie. Foto di rito alle ragazze. E adesso mi esibirò nel mio ridicolo inglese, perché invito qua a ritirare una targa ricordo presidente dei Bistrinski Alfisti, Claudio Slocel. Club che organizza uno stupendo raduno primaverile, anche là moltissime macchine presenti, moltissima passione. Claudio, you are welcome. Claudio, thank you for your presence, really. You know, you have to say something to the mic. In Italian this time. Only due parole. Grazie a Rudy, grazie a Stile Alfa Romeo per questo splendido evento, come si dice, per un grande Gran Galà. Grazie e ci vediamo l'anno prossimo. Claudio, il tuo italiano è meglio del mio inglese. Una foto con la ragazza. Oh. Torniamo in Italia per premiare un pazzo amico di Stile che si è alzato ed è partito stanotte all'una di notte da Cagli per essere qua con noi, Giuliano Toccacieli. Lui è un grande, perché adesso ci dirai quanti chilometri ti sei fatto. Adesso te lo facciamo dire al microfono, vai, due parole di obbligo a dirle. Ok, ho fatto 500 chilometri, ma benvengano, perché li ho fatti ben volentieri e con significato. Grazie per essere qua con noi, veramente, ti diamo questa targa e almeno una foto con le ragazze. E adesso, allora, noi vogliamo premiare, dare un pensiero, perché non ha potuto essere qui oggi con la sua vettura storica, ha avuto un grave problema, ma è presente qua con noi, è un nostro socio, ma non solo, è un socio anche del Club 20 Allora ed è commissario nazionale ASI. Vorrei invitare qua Livio Zoil per un pensiero di oggi del Gran Galà. Un applauso per lui, che ha avuto una disavventura con la sua splendida GT, ma Livio, ti vogliamo dare un qualcosa che almeno a casa ti puoi consolare, veramente.
Silvio. Sì, solo due parole, ho finito, grazie. Cosa devo dire? Beh, la disavventura c'è stata in effetti, ho voluto provare in autostrada, quando camminava si è bucato un pistone. Vabbè, tutto qua. Ringrazio per il pensiero. Adesso premiamo un nuovo amico di stile, è venuto qua oggi con una splendida Alfa Romeo 4C bianca, Mauro Rossetto. Suo primo Gran Galà, anche col bambino giustamente. Vieni, vieni, vieni. Grazie di essere qua con noi, ti diamo con piacere un omaggio, una targa, una bottiglia. Queste sono sorprese del Gran Galà, anzi ti do il microfono per dire due parole. Buongiorno a tutti, io vi ringrazio di essere, è un onore essere qui per la prima volta e chissà che sia l'inizio di una lunga serie tutti assieme. Buon proseguimento, grazie. Foto delle ragazze. E adesso premiamo un abitué del Gran Galà e gli facciamo un super applauso, non solo perché è qua con noi anche quest'anno, ma perché fra poche settimane diventerà anche papà, Francesco Dresseno. Eccoti qua, Gran Galà. Oh, adesso hai tutto il tempo di recuperare per il prossimo. Noi ti diamo la targa. Foto di diritto. Foto di diritto. Finita questa prima tranche, ci vediamo fra un po'.